perché è impegnativo e importante quello di cui abbiamo parlato, e adesso ci alleggeriamo ancora un attimo con l'augurio che nessuno tra i presenti possa mai aver bisogno di uno sportello come questo, però è importante sapere che sul territorio esistono realtà come appunto il centro antiviolenze. Ancora grazie. Adesso però ho bisogno qui a fianco a me per aprire la rassegna del 5 noti in sorriso di chi ha voluto fortemente questa rassegna, e quindi ho bisogno che mi accompagni e mi aiuti Carmine Galietta, che è l'anima e il cuore che ha voluto ideare, realizzare, concretizzare finalmente questa sera. Non esageriamo. È così. No, grazie a te. Allora Carmine, illustraci un po' la rassegna a partire da questa sera, però partiamo col presentare l'evento successivo, con l'invitare le persone dall'evento successivo, perché quello di questa sera ce lo riserviamo per ultimo. Certo, sarebbe anche inutile dirlo io adesso, stasera avrete modo di vederlo. E allora il programma è, mi dico prima come nasce la cosa, tutta questa caparbietà che lei mi ha voluto indicare. La Misericordia è da questo è il terzo anno che facciamo qualcosa per il Ferragosto Avellinese. Gli altri anni siamo limitati a fare il concerto del 13 agosto, è stato noto ormai che ha avuto grande successo, con tre chitarre e un mandolino, e vedo qui presenti alcuni del gruppo, i quali già ringrazio adesso per quello che faranno. E il secondo anno era l'anno scorso e il successo è stato un crescendo. Quest'anno si poneva di fare qualcosa comunque, e allora fare sempre e solo la stessa cosa ci sembrava poco, e sì che abbiamo raccolto l'appello del comune, d'avanzo spero me lo convalidi, che ha rivolto anche alle associazioni l'appello a organizzare qualcosa per il Ferragosto, per cercare di alleviare un poco, anche come diceva il Presidente, le sofferenze non fisiche. Ebbene, quest'anno abbiamo organizzato ben 5 eventi. È stato complicato, ma almeno alla prima ci siamo arrivati. Il secondo evento sarà il 18 luglio per gli amanti del ballo, si ballerà del liscio latinoamericano e quant'altro si potrà ballare. Ci sarà un gruppo musicale della Misericordia, no? Vi scandalizzate, va bene? Nel senso che ci sarà qualche professionista e c'è qualche dilettante, ma proprio terra terra. Comunque l'importante è che si ballerà e si farà festa. Poi il 26 luglio c'è uno spettacolo teatrale, le tragicomiche avventure di Casa Esposito, che li presenta il Teatro al Sud. Poi spiegheremo più la meglio che cos'è. Intanto ci saranno dei ragazzi, gli attori della Casa sulla Roccia, ex ragazzi della Casa sulla Roccia, che saranno i protagonisti. Lo spettacolo è molto bello e molto significativo, lo vedremo allora. Il 9 agosto abbiamo pensato anche per i giovani fare qualcosa di per noi, anche noi giovani, per i ragazzi e anche per noi giovani che possiamo partecipare. Si chiamerà Music Summer Night. Beh, forse a qualcuno dice qualcosa, ma comunque è uno spettacolo per giovani, non ce lo perderemo. Il 13 agosto ormai è diventata tradizione, tre chitarre e un mandolino saranno anche qui per rifare di nuovo lo stesso concerto, magari con pezzi di Napoli di una volta, veramente, perché sono maestri nel fare ricerca in questo campo. Basta, io vi ho annoiato già troppo. Certo, volevo dire una battuta così, qualche difficoltà c'è stata per organizzarla. Le preoccupazioni maggiori sono state relative al tempo, veramente, perché fino a 3 giorni fa le previsioni per oggi erano che c'era un temporale. E poiché si dice che il tempo è l'unica cosa che non cambia, fa sempre le cose sue, noi l'abbiamo smentito. Ci siamo tutti quanti messi a fare la danza contro la pioggia, a pregare, tutto qua, tanto è vero che abbiamo spostato il cattivo tempo, non c'è. Grazie per essere venuti, buon divertimento. Grazie Carmine, pur di farvi ridere stasera anche il tempo, anche le condizioni atmosferiche hanno deciso di essere clementi.